Oggi insegnerò a tutti e tre i miei figli, 14 e mezzo, 13 e 8, a mettere il preservativo. Allora, in realtà Riccardo potrebbe anche uscire da questa. Vabbè, Ma che ne so io? tu Pure non lo volevo che metti. fosse. Allora, No, io vuole imparare anche Riccardo. Non ve li inquadro perché non vorrei suscitare le ire di qualche Ma personaggio un po' così. selvaggio. Evitiamo polemiche. Allora, ho comprato tutta una serie di condom su Amazon per poter andare a fare, non ridete, per andare a fare Wild. i video. Allora, a ognuno di loro ho fornito una carota nel bicchiere, così rimane dritta, se no non sappiamo come fare. Non lo farò vedere neanche a voi, sempre per evitare polemiche, per evitare di suscitare ire. Allora, prima cosa da fare, e Davide stava sbagliando, che cosa hai detto Davide? Io non voglio dare i denti. Non Schifo. si apre il preservativo con i denti, ma si apre con le mani. Trucchetto che vi insegno, guardatemi tutti e tre. Vedete che se lo toccate dentro è tondo? Ok. Decidete dove lo vuoi. Ha detto di aspettare, vedi che così lo rompi, ecco, aperto così si rischia di lesionarlo. Ok, però questo è quello che lo dovrebbe sapere utilizzare, no? Capito? Lo scienziato numero uno. Tieni sto coso. Allora, che cosa dovete fare? Dovete prendere e tirare giù il preservativo in modo tale che il lato che voi utilizzate per aprire rimane libero dal preservativo che è qua sotto. Fatto? Non riesco. Poi prendi, non riesci? Poi vedi che c'è una parte zigrinata e una parte liscia? Ecco, Sì. è dalla parte Ma non si zigrinata. apre. Guarda, cate, con un due dita lo tieni fermo e con l'altra fai così e lo apri. Bravo, Riccardo ce l'ha fatta. Caterina, ne è buona per il preservativo. Ottimo. Ma poi si alza, aspetta. No, devi stare fermo. Mi devi seguire, Davide, per favore. Non fare il saccente, non sei Voglio capace. Brava, saccente, non brava, voglio fare perfetto. Una schifo. volta che lo abbiamo aperto, Non si è aperto. una volta che l'abbiamo aperto, lo tiriamo fuori. Riccardo, Oddio. stiamo facendo una cosa Non seria. Se non ti so. interessa, te ne puoi anche andare. No. Allora, guardate come è fatto. Ma è Vedete? bagnato. È unto. Guardate. Sì, Alessia ride, tanto ne bala manco lei a metterli, quindi ando va. Allora, guardate in che direzione, fate così. No, l'hai srotolato troppo, vedete? Perché se voi lo girate dall'altra parte, vedete che non scorre. Quindi la cosa importante è che lo giriate dalla parte giusta. Una volta che avete trovato la direzione, dovete chiudere il serbatoio. Questo si chiama serbatoio. A che cosa serve il serbatoio, ragazzi? Chi Per risponde? tenere lo sperma. Bravissima. Quindi l'importante è che quando lo inserite sul pene in erezione, in questo caso carotina, dovete chiudere. No, così, Davide, non si chiude così, si chiude di lato. Così, così, bravissimi. Prendete la carota con l'altra mano, lo poggiate sopra e. C'è tutta aria qua. Ah no. E lo srotolate così. Ecco, Si fa se sta dentro il bicchiere? bravi. Aspetta. Bravissimo. Ma cioè Davide, questo. ecco qua, fammi vedere. Questa è la carota di Davide. Ma che Dai. misure No, sono, la scusa? carota di Riccardo è messa male, vedete? Qui c'è l'aria, Riccardo, e te Ma devo andare. che misure sono? Stiamo Cioè. attenti a Riccardo. Devi andare in edizione, non va bene? Caterina, Caterina anche l'ha messo male perché qui c'è l'aria. C'è Questo non l'aria, lo ma può, che c'è stai l'aria. Pure dicendo? quello di mamma c'è l'aria, no? In realtà è perché è piccolo rispetto, cioè grande rispetto alla carotina. Appunto, Abbiamo io finito gliel'ho fatto le bene. zucchine. Cioè, Adesso vi insegno. ma che misure Sono sono? piccole. Adesso vi insegno. Piccole. Ragazzi, Oddio. Zitto. adesso vi insegno a toglierlo. Ok, no, così lo voleva togliere Davide. No, no. Allora si prende alla base la carota, Capiscila.
Io non riesco a farlo. Ma sono troppo grandi. Tutti pronti? Ma è tutto prendete, vicino, amore. Prendete, fate la mano a forma di C intorno alla base della carota. Devo fare il coso. E tirate su. Come stiamo facendo io? Schifo. Ma come che schifo? No, il mio si è arrotolato, vabbè. Però dovete fare in modo che non si arrotoli. Oddio, guarda tutto. Lo tirate via. E poi va. Caterina. Guarda. Smettila. Guarda dove. Guardate quello di Caterina. Allora, a questo punto, una volta che l'avete sfidato. Caterina, una volta che l'avete sfilato, dobbiamo controllare se è integro. Vediamo chi riesce. Come si fa? No, io non soffio. Si soffia, ma non soffio. Non si soffia! Non mi si. Così, così. Non si soffia! Così. Ma così. Brava Caterina! Si fa così. Non no, mi si sa soffia. Che è bugato, ma. Non si soffia e non c'è bisogno di metterci l'acqua. Basta fare così. Ci fate entrare un po' d'aria. Ma c'è veramente chi ci doppia per fare i palloncini qua dentro? Ma c'è che schifo, mamma mia. Cioè, non è così. Cioè, tipo... Tra l'altro, il prossimo che dice che gli sta piccolo, non lo so io, di che dimensione stiamo parlando. Questo è anche un ipersensibilizzante, vedete, guardate, c'ha tutti questi pallini, quindi è una cosa fighissima. Va bene, abbiamo. Allora, ragazzi, quindi sareste in grado di mettere in preservativo da soli? Righino. Righi, guarda, ti faccio vedere un'altra cosa, guarda che si può fare anche. Dove ti testa no? Testa no. Guarda. A me non ti mette. Questa è la misura small, considerate. Minchia. Mi chiamo chi ha la large, che è? Fortunato. Okay. Mi dispiace per la fidanzata. Guarda, fai vedere la tua mano, Davide. No solo la mano. Fino a quanto arrivano le misure? XXL. Minchia, che c'hai io? Un cavallo. Un cavallo. Mi fa ma. Ah, ma stringe, stringe tantissimo. Ma possiamo io anche mettere la mano. In testa questo è troppo piccolo, quindi non ce la facciamo. Ma tipo l'XXL è in larghezza o in altezza? No, in lunghezza. Ah, circonferenza. Quindi? Quali sono? Guarda, cagli, guarda. Dai, bellissimo questa, ma la voglio fare pure io. No, guarda. No, sto scendo. Cioè, questa cosa è bellezza. Cioè, che fai tu la sera? Giochi con i preservativi. Ecco qua. Capito, genitori? Insegnateglielo. Come hai fatto? Perché a me non esce? No, ho tutto. Come fai? Altri poco e così. Pensiamo che stanno facendo la circolazione. Ma come fai? Ma a me non esce. A me usciva, ma ora non riesco a prendere queste cose. Mi fai vedere come si fa? Io non ci riesco. Esce l'aria. Ma come fai a gonfiarlo così tanto? No, ma è bellissimo, lo voglio fare pure io! Come fai a gonfiarlo così tanto? No! Cioè, capito? Io voglio vedere come si fa. Adesso facciamo la sfida. Chi riesce a fare quello che ha fatto Davide? Ce l'ho, non ce l'ho io! Guarda! No, la tua. Ecco, guarda. Ma come fai? Oddio. Guarda. Ecco un altro modo per insegnare a tuoi figli a utilizzare solo la mano. Stai fuori dallo schermo, non si vede. Cioè, se la metti qua non si vede. La devi mettere qua, dove sto io?
Ecco. Abbassare la mano? No, vabbè, non è normale. Mamma, guarda. Felito meglio. Vai, Riccardi, vieni, felito meglio. Voglio fare esplodere la mattina. Guarda che figata che se fai così, si vede. Le succhia. Con gli di quando non esplode. Sto guardando io, mamma, quello di Davide.